contenti, ci sta sostenendo il clima, ma soprattutto il territorio, tanta partecipazione, più di quanto ci saremmo aspettati, ed è proprio quello che volevamo. Il nostro messaggio di prevenzione deve arrivare a più persone possibili, e quindi il nostro obiettivo di oggi era non solo quello di offrire esami di prevenzione gratuita, quindi cercare di sostenere il più possibile le fasce di screening dove la prevenzione non arriva, ma cercare di veicolare questo messaggio di promozione della salute femminile il più possibile. Mercogliano è il mio paese, quindi in tante giornate che ho fatto in questi ultimi anni, dal 2017 ad oggi, abbiamo percorso 17 regioni, girato un po' l'Italia, aspettavo con tanta, diciamo, ansia questo momento, ci tenevo tanto a portare una cosa così bella, così pulita, così utile nel mio paese, alla mia gente, alle donne della mia città. Ci sono riuscito grazie al sostegno del territorio, del comune, dei giornalisti, diciamo, ci sono stati tutti vicini da subito, non ho avuto alcun problema a coinvolgere tutte le persone che volevano partecipare, volevano rendersi utile in qualsiasi modo a sostenere questo evento. Nello stile di vita, lo sport, l'attività fisica è fondamentale. Assolutamente, attività fisica, alimentazione, stile di vita vanno a braccetto per prevenire il rischio di insorgenza di praticamente tutte le patologie in generale oncologiche, ma in particolare per i tumori del seno. Questo è assolutamente valido, e quindi per questo un progetto iniziato in un'età precoce può aiutare, diciamo, a educare le ragazze fin dall'età adolescenziale a capire quanto è importante il proprio stile di vita, perché a quell'età il concetto di ammalarsi di tumore sembra una cosa lontanissima, no? Invece poi se vai a verificare nelle scuole, io l'ho visto, tutte in famiglia hanno avuto una mamma, una parente, un'amica che ha avuto questo riscontro. Il tumore della mammella è frequentissimo, riguarda una donna su 8. Tu sei un'eccellenza della nostra Irpinia e so che sei anche molto legato a tutte le squadre, le realtà sportive della città. Stai soffrendo un po' per questo avellino che ci fa penare. Ti faccio una dimostrazione pratica, questo lo faccio vedere a tutti quanti i miei colleghi, amici romani, romanisti o laziali. Fin dal 2004 che sto lì, io sono legatissimo dal punto di vista, diciamo, sociale ma anche sportivo, quindi la squadra del cuore è per sempre, non si cambia.